leggiamo il salmo 130 qui quest'uomo di dio grida oh signore io grido a te da luoghi profondi signore ascolta il mio grido siano le tue orecchie attente alla voce delle mie suppliche credo che Cari fratelli e sorelle, Dio ci abbia parlato questa mattina attraverso la sua preziosa e santa parola. E non è che ci limitiamo ad ascoltare e poi magari ci allontaniamo in silenzio, ma penso che siamo in debito con Dio per il suo parlare, per la sua parola, per l'amore che ci ha mostrato. E qui? Il salmista dice: Oh Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Sappiamo che Dio ci ascolta quando lo invochiamo, quando lo preghiamo. Lui è sempre lo stesso che era all'inizio, che ha ascoltato tutti coloro che lo hanno invocato che lo hanno supplicato. Siano le tue orecchie attente alla voce delle mie suppliche. Non so, ma credo che questi uomini non si siano fatti fermare da nulla. Hanno alzato la voce a Dio. E lo abbiamo sentito questa mattina dagli eroi della fede. Niente poteva allontanarli da Dio e niente poteva fermarli. Loro hanno soltanto guardato a Dio con fede e fiducia e hanno edificato su Dio. E così anche noi, cari, vorremmo alzare la voce. Non che vogliamo creare qualcosa quando lo diciamo così, ma dal profondo. Il vero desiderio deve risvegliarsi in noi, come abbiamo sentito. Questo dobbiamo averlo e ne abbiamo bisogno. E qui vediamo quest'uomo di Dio che lo esprime. Lui dice, Signore, io grido a te da luoghi profondi. Non erano parole superficiali, solo qualcosa che avrebbe potuto dire lì, ma provenivano dal profondo del suo cuore. E questo, cari, è ciò che vogliamo anche noi. Poi continua dicendo: se tu poni mente alle iniquità, Signore, chi potrà reggere? Ma con te c'è il perdono perché tu sia temuto. Questo lo crediamo con tutto il cuore. Sapete, gli uomini di Dio hanno sperimentato che il perdono è con lui. Ma lo abbiamo sperimentato anche noi? Questa è la domanda. Se lo abbiamo sperimentato, allora il timore di Dio sarà presente nei nostri cuori. E poi dice, io aspetto il Signore, l'anima mia l'aspetta e io spero nella Sua parola. Ebbene, cari fratelli e sorelle, oh... Cosa stiamo aspettando? Che cosa stiamo aspettando? Guardate questi uomini, volevano una parola da Dio, non dagli uomini. Gli uomini hanno molte parole inutili, ma quando Dio ci dà la sua parola allora possiamo essere grati. Io aspetto il Signore, l'anima mia l'aspetta. È ciò che il nostro caro fratello ha espresso questa mattina. Non abbiamo bisogno di fare qualcosa, ma aspettiamo che il Signore si riveli nei fatti. La nostra anima aspetta, aspettiamo la sua parola che si riveli. Ne abbiamo bisogno più che mai. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino. Più che le guardie al mattino. E così anche noi. Dobbiamo chiederci sempre di più: aspettiamo davvero più di quanto le sentinelle anello nel mattino? Oh cari fratelli e sorelle, noi vogliamo aspettarlo. E in effetti tutto sulla Terra sta lentamente diventando troppo per noi. Tante cose vengono verso di noi. E sappiamo che il nemico vuole sconfiggerci, ma noi guardiamo al Dio vivente. Fratelli e sorelle, stavo pensando, se il nemico non ha avuto paura di avvicinarsi al nostro Signore e di cercare di abbatterlo, quanto più cercherà di farlo con noi. Nessuno può escludersi. Ma noi guardiamo in alto, aspettiamo e sappiamo che Lui ha promesso di essere con noi. E allora chiediamogli anche oggi pomeriggio di farci grazia, che ci dia una parola che prendiamo a cuore, che amiamo Lui e che ci inchiniamo davanti a Lui e che il timore di Dio sia presente anche nei nostri cuori. Ci sono persone che dicono di credere in Dio, ma fanno quello che vogliono. Non c'è timore di Dio in loro. Se ci fosse il timore di Dio, la riverenza per il Dio vivente, allora le cose potrebbero apparire diverse. Ma il popolo di Dio, coloro che hanno sperimentato Dio, sanno che non hanno bisogno di dire nulla di più. Non hanno bisogno di fare nulla di più, devono solo aspettare il Signore. Ed è quello che facciamo anche noi, che Dio sia benevolo con noi anche questo pomeriggio. Alziamoci ora in piedi per pregare insieme. Dio fedele, anche noi veniamo questo pomeriggio nella fede, nella fiducia. Aspettiamo te, aspettiamo la tua parola. E ti ringraziamo già che tu hai parlato. E ti chiediamo di darci la grazia di meditare la tua parola, di comprendere ciò che tu vuoi dirci, o oh Signore. E che possiamo diventare saldi come lo erano loro in quei giorni. Tu continui a darci questi esempi dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Come gli uomini di Dio hanno camminato con te, o oh Signore, e come tu hai parlato con loro, con un Abramo, con tutti gli altri che hai fatto sussistere. Ma, Signore, tu sapevi con chi dovevi parlare. Anche in questi giorni sai con chi puoi parlare, con il tuo popolo, con noi. Signore, ci hai scelti per questo prima della fondazione del mondo. Ci hai destinati a questo, Signore. Ti ringraziamo profondamente e ti adoriamo. Ti invochiamo dal profondo, Signore. Alziamo la nostra voce, Signore. Ascolta ed esaudisci le nostre suppliche, le nostre richieste. Abbi pietà di noi. Abbi pietà di me. Abbi pietà di tutti noi. Noi preghiamo anche per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, per tutti coloro che non possono essere qui questo fine settimana. Tutti coloro che sono nel bisogno, oh Signore, che sono malati, che non hanno la possibilità di venire, che vivono in Oriente, oh Dio, tu sei in grado di soddisfare il loro desiderio? e sei in grado di benedirli là dalle ricchezze della tua grazia. Ti ringraziamo, ti adoriamo e lodiamo il tuo meraviglioso nome. Signore, aspettiamo la tua parola. Aspettiamo più che le sentinelle anelino il mattino. Aiutaci a capire bene tutto, Signore. E se non comprendiamo tutto, ci darai la grazia che verrà il momento, Signore, in cui capiremo. Gloria al tuo nome. Alleluia. Gloria a te. Agnello, ora e per sempre. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Forse canteremo qualche altro coro. Vedo che il direttore del coro non è qui. Sono così felice di poter essere tuo. Vorrei chiedere a un fratello di accendere la luce. Mi piace molto quando posso guardare negli occhi chi mi ascolta. Lode e ringraziamento siano al Signore. La bolletta dell'elettricità degli ultimi 12 mesi è stata ovviamente molto alta. Ma questo non dovrebbe impedirci di tenere i nostri servizi qui con l'illuminazione. Lode e ringraziamenti siano al nostro Dio. Tutti noi non portiamo con noi nulla se non quello che Dio ci ha dato. Quindi siamo ancora una volta grati per il fatto che ci è stato permesso di essere qui. Mi rendo conto e so... Che ci sono molte richieste di preghiera, difficoltà, malattie e a volte quasi disperazione qua e là, e che ci sono ancora problemi irrisolti, domande senza risposta: sì, che alcune cose sono ancora tra noi e sono sparse non solo qui ma ovunque tuttavia vogliamo avere fiducia nel signore il fratello brana ha detto una volta che siamo un popolo bisognoso un popolo che dipende sempre dalla grazia di dio e ci riuniamo anche a per essere fortificati nella nostra fede, per prendere coraggio, per prendere il Signore in parola e per confidare in Lui che noi saremo vittoriosi con Lui. Non posso pensare e immaginare diversamente che sia degno di Dio realizzare la sua causa con grande potenza e gloria e portare tutto a compimento in modo glorioso. E questo include anche il compimento della sua chiesa, la preparazione della sposa e il pieno equipaggiamento di tutto ciò di cui essa ha bisogno per essere presa da questa terra e portata o innalzata nella gloria. Noi semplicemente lo crediamo. E perché? Perché Dio lo ha detto. E poiché Dio lo ha detto sarà così. Non perché lo vuole un predicatore, ma perché lo ha voluto Dio e perché lui l'ha detto. Ecco perché la nostra fede è una potenza di Dio, una vittoria, è vita. Perché è viva anche la parola di Dio che è arrivata a noi. Mentre cantavamo, ho notato che alcune persone con il cuore pesante non cantavano ed erano allo stesso tempo tristi. Paolo disse... Dov'è che qualcuno è triste e io non sia triste? Dov'è che qualcuno soffre e io non soffra con Lui? Siamo semplicemente, intimamente legati a Dio e gli uni agli altri. E se tuo fratello o sorella non senti nell'anima la sofferenza del tuo fratello e della tua sorella che davvero ti provoca dolore, allora esamina il Te stesso per vedere se appartieni al corpo del Signore, se sei davvero penetrato dalla vita di Dio, se sei stato aggiunto come membro a Lui, il capo, che anima tutto, scorre attraverso tutto e ci collega con sé e gli uni con gli altri. Queste non sono solo teorie, ma sono realtà. Così, come ogni arto del mio corpo sente quando qualcosa fa male da qualche parte, tutto il corpo lo sente. Lo stesso sangue scorre in tutte le vene, la stessa vita scorre in ogni arto, e così è per il corpo del Signore. Lo stesso sangue scorre per tutti noi, la stessa vita di Dio è in tutti noi e siamo collegati al Signore e gli uni agli altri. Deve solo diventare più intimo, più sentito. Deve essere approfondito, deve essere riempito di vita divina, di potenza divina, in modo da poter piangere tutti insieme, come ha detto il Signore, con coloro che piangono e gioire con coloro che gioiscono in modo che tutti si sentano con tutti e possano anche camminare intimamente con tutti. Oggi vogliamo utilizzare questo tempo per esprimere la nostra gratitudine al Signore. Immagino che la maggior parte delle persone non veda l'ora di avere l'opportunità di adorare e lodare Oh Dio ha fatto cose così grandi per noi. Ci fa realmente vergognare quando pensiamo a ciò che Dio ha fatto per le nostre anime. Ci vergogniamo di stare alla sua presenza e possiamo semplicemente offrire lode e onore al suo nome. Permettetemi di leggere brevemente alcuni passi della scrittura e di fare riferimento ad essi. Romani capitolo 15 l'ho appena aperto e il fratello Rus ha cantato l'ultimo coro. Romani capitolo 15 versetto 5. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere fra voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non c'è altro modo, non possiamo farlo in altro modo. Il secondo dipende dal primo, perché è una frase con una virgola e non con un punto. Quindi non due, ma una continuazione, affinché abbiamo una solamente tra di noi, secondo Cristo Gesù, non secondo un predicatore, altrimenti saliremmo e scenderemmo con lui ma secondo Cristo Gesù, che rimane sempre lo stesso ieri, oggi e per tutta l'eternità, che non è soggetto a cambiamenti o alterazioni, ma nel quale possiamo riporre la nostra fiducia senza riserve. Abbiate fra voi un medesimo sentimento? Secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Se non abbiamo questa divina unanimità di Gesù Cristo nella mente, allora non possiamo aprire la bocca insieme all'unanimità e lodare il nostro Dio e Padre per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Allora le nostre preghiere salgono al soffitto, ma non raggiungono il trono della grazia. E noi vogliamo che raggiungano il trono della grazia. E quindi queste parole di esortazione o di istruzione chiediamo a Dio di avere una salda perseveranza, di essere confortati e di aiutarci ad avere una solamente tra di noi secondo Cristo Gesù. Lo so che non è sempre facile essere d'accordo con ogni fratello, né ne è necessario, ma se ogni fratello e ogni sorella è d'accordo con il Signore ed è accordato come uno strumento secondo la sua parola, allora tutto è accordato. Allora ogni domanda trova risposta. Allora c'è unanimità. Unanimità di tipo divino, non di tipo umano. Le persone sono d'accordo su una dottrina, su una conoscenza, su uno statuto. L'unità con Dio è in Gesù Cristo nostro Signore e ognuno deve cercarla, trovarla e averla personalmente. Il versetto 7 dice, perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo ha accolto noi per la gloria di Dio. Accoglietevi gli uni gli altri. Lo vogliamo tutti. O guardiamo oltre qualcuno, tendiamo la mano a destra e a sinistra. No, cari, non vogliamo più ingannare noi stessi, ma vedere con i nostri occhi se l'amore che si è manifestato al Golgota, che ci ha redento, che ci ha graziato, se questo amore divino, con uno sguardo limpido, con una mano tesa di riconciliazione verso ogni persona, verso ogni fratello, verso ogni sorella, con un cuore sincero. E poi vi dirò qualcos'altro, perché allora tutto sarà chiaro. Allora nessuno avrà bisogno di chiarire nulla, allora tutto sarà chiaro. Ho fatto questa esperienza decine di volte nella mia vita. E il risultato è sempre stato lo stesso. Quando le persone vogliono chiarire le cose diventa una valanga, diventa sempre di più e sempre di più. Ma quando ci rendiamo conto che Dio ha chiarito tutto e che dobbiamo accettarci e accoglierci l'un l'altro come Dio ci ha accolto in Cristo, Dio ha avuto qualcosa da chiarire con voi. Vi ha chiesto cosa avete fatto? Che cosa avete detto? Cosa ha chiarito Dio con voi? Ditemelo oggi. Dove Dio ha avuto qualcosa da chiarire con voi e con me? L'ha chiarito strappando l'intera lettera d'accusa, tutto quello che c'era sopra, inchiodandola sulla croce, spargendo il sangue dell'espiazione e della redenzione. Questo è stato il chiarimento divino, e tutti coloro che erano stati accusati furono resi liberi. E il Signore non ha affrontato nessuno, nemmeno uno: ha invitato tutti, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. La vera redenzione è già avvenuta, e tutto è risolto per tutti coloro che accettano l'offerta di grazia di Dio per se stessi e allo stesso tempo la concedono a tutti gli altri versetto 8 infatti io dico che cristo è stato fatto ministro dei circoncisi a dimostrazione della veracità di dio per confermare le promesse fatte ai padri qui abbiamo la parola di Promesse. Dio ha fatto delle promesse che mantiene. E sono anche consapevole che ci sono passi della Scrittura che ci istruiscono ad andare gli uni dagli altri e a chiedere perdono. E le Scritture dicono persino, Pietro chiese. Quante volte devo perdonare il mio fratello? Sette volte al giorno? E il signor disse, settanta volte sette. Qualcuno ha detto, sono 490 volte. Non ho fatto il conto per vedere se è esatto. Così vediamo quanto sia generoso l'amore di Dio per ognuno, con e attraverso coloro che sono stati veramente riempiti di questo amore divino. Abbiamo poi una richiesta che vorrei trasmettere, rivolta da Paolo alla Chiesa di allora. Romani capitolo 15, versetto 30. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle vostre preghiere a Dio in mio favore. Come ha detto il fratello Branham, non siamo partiti per un picnic, ma siamo stati messi in una battaglia spirituale. E non esageriamo quando diciamo che alla fine la battaglia sarà la più calda e la più dura, perché sarà totale. E non ci resta altro da fare che indossare... L'armatura di Dio e formare un fronte, non contro un fratello o una sorella, ma contro gli astuti tentativi del nemico e stare uniti nella battaglia. Qui Paolo dice: Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito. Questo è l'amore che voglio avere. Voglio tutto ciò che Dio può operare attraverso la sua parola e attraverso il suo spirito. Qualunque esso sia. Fede, amore, speranza, tutto. Tutto ciò che Dio opera. Questo è ciò che voglio avere. Ci rendiamo conto che... Ci sono certamente due amori diversi, anche il fratello Brana lo ha espresso chiaramente. Uno è l'amore fileo, l'amore umano, l'altro è l'agapao, l'amore divino. E non ha paura di dire, sono convinto che molti sono ingannati, hanno confuso l'amore umano con l'amore divino. Cari, facciamo in modo di non cadere nell'inganno, ma che questo amore divino che lo Spirito Santo opera sia nel vostro e nel mio cuore. E poi l'amore non imputa nulla, è semplicemente legato a ciò che è accaduto sul Golgota, e può soltanto rivelare in coloro che sono stati redenti ciò che è stato preparato per noi. In Giacomo capitolo 5 abbiamo una parola che abbiamo letto più volte nel corso degli anni, dal versetto 7. Perciò, fratelli, perseverate con costanza fino alla venuta del Signore. Ci rendiamo conto di cosa si tratta? Giacomo capitolo 5 versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Vedete di cosa si tratta? Giacomo capitolo 5 versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate anche voi pazienti e infrancate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Anche mormorare gli uni contro gli altri è un ostacolo e ci separa, recidendo la nostra comunione, la nostra intima comunione con gli altri e con Dio, che possiamo renderci conto una volta per tutte che ci perdoniamo l'un l'altro come Dio ci ha perdonato in Cristo che ci accettiamo l'altro come Dio ci ha accettati in Cristo e ci perdoniamo l'altro come egli ci ha perdonato. Come probabilmente ho detto ieri sera, vogliamo guardare all'opera di redenzione da una prospettiva divina e vedere ciascuno attraverso il Golgota. Fratello, se prima ti avessi visto nero come uno spazzacamino, quando il Golgotha si sarà trasfigurato per me, ti vedrei bianco come l'angelo Gabriele, che potrebbe venire con una veste bianca, più bianca della neve. Se non è così, allora ho visto oltre il Golgotha. Allora ci sono ancora le squame sui miei occhi. Allora non ho visto la causa di Dio come Egli ce l'ha presentata e vi chiedo se anche la vostra Bibbia il profeta Isaia nel capitolo 1 dice Venite discutiamo assieme dice il Signore anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve c'è scritto così è scritto così nella mia Bibbia e quando è successo sulla croce del Golgota certo Potremmo collegarlo e dire ma c'è ancora qualcosa da chiarire. No, no, nulla in contrario. Se Dio è nella faccenda, allora la chiarificazione porterà frutti divini. Allora porterà frutti divini. In ogni cosa dove c'è Dio, il risultato sarà pace, gioia, unità, comprensione divina. Sarà facile vedere, ascoltare e sentire che Dio è nella questione. Ma allora non ci sarà più il dogmatismo umano. Allora avremo ceduto i nostri diritti affinché Dio possa avere i suoi. E dobbiamo rendercene conto. Siamo diventati senza diritti. Dio ci ha acquistati per poter esercitare il suo diritto su di noi e attraverso di noi. Se cerchiamo il nostro diritto, lo perderemo. Ma se lo perdiamo, Dio ci darà il suo diritto. È tutto così meraviglioso quando guardiamo le sacre scritture. Qui, quando il salmo è stato letto, ho dovuto guardare la pagina sinistra della mia Bibbia. C'è scritto nel Salmo 126, Salmo 126, versetto 3, Salmo 126, versetto 3, il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Oh Signore! Fa tornare i nostri che sono in schiavitù, come i ruscelli nella terra del Negev. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Beato è l'uomo. Qui vediamo in un solo versetto due cose. La prima è, oppure in due versetti. In primo luogo viene detto, sì, il Signore ha fatto grandi cose per noi, come eravamo gioiosi. E poi arriva la dichiarazione, o oh Signore, fa tornare i nostri che sono in schiavitù. Sappiamo che il popolo di Israele è stato condotto fuori con mano forte. Si verificarono grandi miracoli e segni. C'era tanta gioia. Dio sfamava, Dio dava da bere, Dio provvedeva, Dio proteggeva. Dio era con il suo popolo. Ma poi venne un tempo di prova. E ora qui dice, oh Signore, ribalta la nostra disgrazia. Non la sua disgrazia, la nostra disgrazia. Lui fa sì che tutto vada bene. Anche ciò che avremmo fatto male, egli lo fa bene. Oh Signore, fa tornare i nostri che sono in schiavitù, come i ruscelli nella terra del Negev. Quelli che seminano con lacrime, mieteranno con canti di gioia. Voglio essere tra coloro che seminano con lacrime, tra coloro che ripongono la loro fiducia in Dio e la loro speranza che Egli realizzi ciò che ha promesso. Nella seconda epistola ai Corinzi, nel capitolo 1, ci viene data conferma di ciò che abbiamo già considerato ieri e oggi, vale a dire riguardo alle promesse che Dio ci ha dato. Qui si legge nella seconda epistola ai Corinzi capitolo 1 versetto 20, poiché quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in Lui il loro sì. Perciò pure per mezzo di Lui si pronuncia l'amen alla gloria di Dio per mezzo nostro. alla gloria di Dio per mezzo nostro. Se diciamo questo, lo diciamo sinceramente e onestamente. Dio ha creato un corpo per sé ed è la Chiesa del Signore. E se vuole rivelarsi qui sulla terra per continuare la storia della salvezza, egli ha bisogno di persone. E permettetemi di riprendere brevemente questo punto. Come la prima venuta del Signore è stata introdotta con l'adempimento delle scritture, con l'entrata in scena di un precursore che ha preparato la via di Dio e ha preparato una via per il Signore nostro Dio, così anche ciò che doveva accadere prima della seconda venuta di Cristo, è iniziato con l'adempimento della profezia biblica. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Così è stata inaugurata l'ultima epoca profetica che segue la parola profetica. E così... Per la grazia del nostro Dio siamo stati informati sull'intero piano di salvezza. Ma anche le informazioni migliori e più complete non ci basterebbero se non ci mettiamo alla presenza di Dio e non le rendiamo utili, se non riconosciamo ciò che Dio sta facendo e non diciamo con tutto il cuore, Signore! Eccoci qui, inseriscici secondo la tua parola e secondo la tua volontà nel tuo programma con la tua Chiesa in questi ultimi giorni. Poiché quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in Lui il loro sì. Perciò pure per mezzo di Lui si pronuncia la mente alla gloria di Dio, per mezzo nostro, che per mezzo nostro fa parte del programma. Come Dio si è rivelato attraverso Cristo, così Cristo si rivela attraverso la Chiesa, che è il Suo corpo, la pienezza di colui che compie tutto in tutti e noi dobbiamo affrontare questo grande compito che ci è stato dato alla fine del tempo della grazia con santa serietà e con santa responsabilità davanti a Dio e dire Signore non si tratta di un fratello o di una sorella e nemmeno di una bella chiesa con tutte le belle rifiniture ma che Dio ha una Chiesa che è il suo corpo, attraverso la quale può operare, parlare, salvare, guarire, benedire, liberare, attraverso la quale il ministero di Gesù Cristo, così come è stato portato avanti dagli Apostoli, possa essere portato avanti anche in questi giorni. In fondo è questo il compito che Dio ha affidato alla Chiesa. Ed è per questo che in Efesini capitolo 4 versetto 11 sta scritto che Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per il perfezionamento dei santi. Noi abbiamo ricevuto istruzioni, ma la domanda è, Dio è stato in grado di perfezionarci, è stato in grado di renderci capaci, di potenziarci, di equipaggiarci. Questo dovrebbe avvenire attraverso questi ministeri onnicomprensivi che Dio ha posto nella Chiesa. È accaduto? Se no. E qui siamo abbastanza onesti, ma diciamo, Signore, non tutto è così, poiché quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in Lui il loro sì. Dio ha dato il sì in Cristo a voi, a me, a ogni parola riguardante il piano di salvezza. In Cristo, Dio ha dato un sì onnicomprensivo. In Lui. Ha detto l'Amen, perché lui è sia l'Alfa che l'Omega, è l'inizio e la fine. Nel messaggio all'ultima epoca alla Chiesa di Laodicea, lì sta scritto così dice colui che è l'Amen. Egli è il sì, ed è l'Amen. La promessa è il compimento. Di queste promesse divine. E alla fine ci renderemo conto: come Giosuè poteva dire, alla fine, nessuna delle promesse fatte da Dio è rimasta incompiuta, tutte si sono adempiute. Alleluia! Alleluia! Sia lodato il nostro Dio. Non abbiamo nemmeno a che fare con Mosè o Abramo o Paolo o il fratello Brano. Abbiamo a che fare con il Dio dei profeti, con il Dio degli apostoli, con il Dio che ha redento e scelto una Chiesa. Ed egli si prende cura che tutto accada al momento giusto e nel modo giusto. Sono pieno di fiducia. Il tempo sta per finire. La venuta del Signore è vicina. E noi dobbiamo alzare il capo e rallegrarci perché la nostra redenzione si sta avvicinando. E se il nemico, il diavolo, la parola diavolo significa confonditore, lui vuole causare confusione. Allora sappiamo perché ci sta provando così tanto. Lui sa che gli resta poco tempo. Ma se non lo sa ancora, allora dovremmo dirgli che non ci mettiamo a sua disposizione. Non siamo lì per essere abusati dal nemico. Siamo ordinati per essere utilizzati da Dio. E dobbiamo prendere questa decisione. E poi dobbiamo anche discernere chi ci sta influenzando ora e qual è lo scopo e l'obiettivo di ciò che sta accadendo. Con il nostro Dio tutto è già fatto possiamo fidarci di lui senza riserve e ci mettiamo a sua disposizione e diciamo, Signore, eccoci qui, purificaci, santificaci, correggici, crea in me, in noi, tutto ciò che vuoi trovare e che è necessario affinché tu possa manifestarti alla fine come ti sei manifestato all'inizio. E se tutti noi portassimo davvero questo sincero desiderio e questa brama nel cuore, e semplicemente non pensassimo più a chi sta ascoltando ora o a chi è accanto a me, no, non abbiamo a che fare con persone, ma con Dio davanti al quale siamo radunati al quale preghiamo al quale ci affidiamo al quale crediamo e lo prendiamo in parola e diciamo Signore tutte le promesse sono sì e amen tutte le promesse di Dio in Cristo senza di Lui non c'è nulla in Lui tutte le promesse di Dio sono sono sì e sono amen. In lui attraverso di noi. Alleluia. Lode a Dio. Vedete il collegamento? Egli prende dimora nei nostri cuori attraverso la fede per essere poi la forza vivificante in noi per realizzare ogni parola e metterla in pratica. Usiamo fidarci del Signore con fede, semplicemente ringraziare Dio con fede. Non chiudiamo gli occhi come se volessimo fare qualcosa, facendo finta che non ci sia nulla da qualche parte. No, non dobbiamo farlo. Ma se abbiamo fede allora riconosciamo anche colui che può scendere su un cespuglio di spine con il fuoco. Allora riconosciamo che abbiamo a che fare con il Dio vivente. E quando lui ci parla non ci sono fraintendimenti e dobbiamo anche assicurarci che il suo spirito ci guidi in ogni cosa. E se così sarà, si realizzerà ciò che probabilmente è stato letto in una delle riunioni. Oh, se aveste ascoltato i miei comandamenti, il vostro benessere sarebbe diventato come un fiume, e la pace come le onde del mare. Vogliamo prestare ascolto alla Sua parola? Diciamo semplicemente: Signore. Voglio prestare attenzione alla tua parola. Voglio pensare, parlare, agire e camminare nei limiti della tua parola. Aiutami a farlo. Questa è la mia decisione davanti a te, il Dio vivente. Dammi la grazia di compierla. Dammi la forza. Fallo tu stesso in noi, in me affinché non rimanga un proposito, ma diventi una realtà divina. Dobbiamo perciò tutti riconoscere che non possiamo farlo da noi stessi e allo stesso tempo renderci conto che Lui lo ha già fatto, che ha solo bisogno di fede per potersi rivelare in noi attraverso di noi. So che Dio è vicino a noi. So che Dio ci ha parlato. So che è la sua parola che ci ha rivolto in questi giorni. Beate le persone che hanno un consenso interiore e dicono, Signore, tu hai parlato anche a me. Mi inchino sotto la tua mano potente, sotto la tua santa parola fa di me quello che tu vuoi e vedrete che tutti gli enigmi saranno risolti, tutte le domande troveranno risposta, i problemi improvvisamente non sono più così grandi, forse non ci sono nemmeno più. Per una volta riponiamo la nostra fiducia incondizionata nel nostro Dio, dopo tutto, Lui è affidabile e se ci rivolgiamo a Lui, con una fede infantile, non infantilismo, ma prendendo la sua parola come bambini. Allora anche oggi ci ascolterà. E noi veniamo sotto la copertura del sangue dell'agnello. Ci avviciniamo al trono della grazia. Perché Dio si è avvicinato a noi nella grazia. In Gesù Cristo. Nostro Signore sul Golgota. E diciamo, Dio fedele, siamo qui per ricevere ciò che tu hai già preparato per noi e ci hai dato attraverso il Golgota. Vedrete cosa succede in noi quando onoriamo Dio in questo modo nella fede e gli offriamo il ringraziamento del nostro cuore che gli dobbiamo. Egli non potrà fare a meno di rispondere e benedire, sia lode e gloria al suo meraviglioso e santo nome. Spero che tutti voi sentiate: che meravigliosa libertà di spirito e che bella atmosfera c'è cioè qui alla presenza di Dio. Che l'ultimo entri che sia circondato dal muro di fuoco. Che l'ultimo si senta a suo agio alla presenza di Dio. Sia benedetto il suo nome. Amen. Alziamoci in piedi e veniamo avanti per ringraziare insieme il Signore. Affinché molti possano pregare, saremo brevi. Ma se qualcuno è direttamente ispirato dallo Spirito di Dio, allora non porremo alcun limite allo Spirito. Alleluia. Sentitevi a vostro agio, sentitevi a casa, il Signore è vicino, abbiamo ascoltato la Sua parola. Noi crediamo le sue promesse. Ora vogliamo ringraziarlo, adorandolo, cantiamo Gesù è il vincitore.